Ah, dunque io ho messo il mare dietro perché visto che siamo a metà aprile, siamo in quarantena e comincia a fare caldo ovunque, quello è il posto dove vorremmo essere tutti, ammettetelo. Prima di cominciare vi ricordo che in questo video le partite che vi racconterò non saranno messe in classifica, semplicemente in ordine cronologico. Indi per cui, come dicono quelli bravi, ditemi voi qui sotto quale preferite, magari facendo anche una classifica. Adesso partiamo. Come ben sapete, la mia prima telecronaca è stata il 29 settembre 2019 e la partita era Sonderisk e Brondby, però non l'ho inserita in questo video, non, per qualche motivo particolare, semplicemente perché si tratta di belle partite e quella ha lasciato comunque un po' il tempo che trovavo. Se però in questo video non è presente la mia primissima telecronaca, è presente la seconda, vale a dire la prima del campionato primavera. Cagliari-Sassuolo, io scopro di doverla commentare prima di dover fare Sonderisk e Brondby, perché era uscito il planning della nuova settimana e quindi io, da persona normale, avevo pensato oggi mi gioco tutto con Sonderisk e Brondby, se non piaccio non mi fanno più commentare le partite, magari mi licenziano anche. In realtà già me ne avevano date altre due per la settimana successiva, vale a dire Cagliari-Sassuolo e Chievo-Genoa della domenica. Concentriamoci sulla prima, quella del sabato pomeriggio, che ho commentato con Giovanni Colella, tra l'altro un allenatore, era la mia prima telecronaca a due, quindi anche qui c'era, insomma, era una grande novità, però ne parleremo eventualmente un'altra volta. Concentriamoci sulla gara. Il Cagliari, squadra allenata da Max Canzi, che tanto bene aveva fatto nelle ultime stagioni, lui è arrivato nel 2015, l'anno scorso ha sfiorato i playoff in primavera e quest'anno era ripartito benissimo. Il Cagliari veniva da una pesantissima vittoria in casa della Juventus. Sassuolo invece, che nelle prime tre giornate, questa era la quarta, non aveva fatto neanche un punto. I neroverdi però partono molto forte, tant'è vero che dopo pochi minuti trovano anche i gol del vantaggio con Ametai e io mi sento di dire, come detto in telecronaca, che Ciocci, il portiere del Cagliari, in quel caso potesse fare qualcosina in più. Tre con la Lazio, ma altra aggressività da parte del Sassuolo con il destro a giro! E il gol dell'1-0 segnato da Ametai che recupera un pallone alla tre quarti campo, calcia in porta, Ciocci non perfetto e 1-0 all'ottavo del primo tempo. Già lì si poteva intravedere un po' il tema della partita, vale a dire un Sassuolo molto più arrabbiato rispetto al Cagliari per un inizio negativo di stagione. Un Cagliari che però non stava giocando come ci aveva mostrato in passato. Al 25esimo, nonostante le difficoltà mostrate in avvio, riesce a pareggiare. Puntuale e precisa per Porru che scende sull'out di destra, cerca un cross morbido sul secondo palo! Dove arriva a staccare? Manca per il pareggio dei rossoblù, 1-1! Insomma, un bel gol, siamo 1-1, però, come vi dicevo, il Cagliari stava soffrendo e quel pareggio lì sembrava un po' casuale. Ad interrompere qualsiasi tipo di dubbio ci pensano gli ospiti, ritornando in vantaggio. Il primo tempo finisce così, ma la ripresa è totalmente diversa. Per vari motivi, il Cagliari comincia a giocare a calcio, quello che effettivamente aveva fatto fino a quella giornata e che non stava facendo in quella partita, come già detto in precedenza. Ma soprattutto comincia a giocare a calcio Federico Marigosu, che avete imparato a conoscere molto bene nei miei video, perché vi ho già parlato di lui in un video specifico. Marigosu, che nel primo tempo aveva giocato molto di sacrificio, perché la gara aveva quel tema lì, i rossoblù non attaccavano e quindi lui doveva adattarsi quanto possibile. Si appoggia centralmente dalla Pinetti, che va al pallone morbido, ancora per Manca! Ancora per Manca, che la prende e la mette in porta, 2-2 al sesto del secondo tempo. Questo gol però, il secondo da parte di Manca, cambia qualcosa. Cambia qualcosa perché passano pochissimi minuti e sulle ali dell'entusiasmo la squadra di casa trova anche il gol della rimonta. Esterno con la punta a toccare per Marigosu che entra in area. Destro a Eccolo. giro! Meraviglioso! Di Marigosu! Lo avevamo visto poco nel primo tempo, ma ora entra in partita e fa 3-2. Eh sì, insomma, quel destro a giro di Marigosu che ormai avete imparato a conoscere un po' tutti, visto le tante volte che ve l'ho mostrato, ma merita, merita, quindi siamo d'accordo. La gara comunque non finisce, il Sassuolo fa molta fatica a tornare sul livello del mare, come dico io solitamente in telecronaca, e addirittura nel finale il Cagliari va a segno per la quarta volta con un altro grandissimo gol, stavolta di Lombardi, e lo state vedendo in questo momento. Finisce così, Cagliari 4, Sassuolo 2, e diciamo che meritava questa partita, almeno secondo
secondo me, di finire in questa top 5. Se Cagliari-Sassuolo fu la mia prima telecronaca del campionato primavera, Anderlecht-Ghent non è stata la mia prima telecronaca del campionato belga, quindi della Jupiler Pro League, ma la seconda. La ricordo con particolare entusiasmo per più motivi, naturalmente perché fu una partita clamorosa che adesso vi vado a raccontare. E poi per la data anche, perché ricordo si giocò il 31 ottobre, quindi la notte di Halloween, la notte delle streghe, e fu per l'appunto un turno infrasettimanale, giovedì sera. Dopo un inizio di stagione drammatico, l'Anderlecht è in ripresa, non perde da più di un mese e si sta riavvicinando alle zone alte della classifica. Di fronte c'è un Ghent dal cammino altalenante, ma che comunque può regalarsi un quarto posto. La corsa da parte di Salemakers si apre a sinistra, viene però ignorato questa volta, poi servito con un po' di ritardo il 22 che va al cross, steso sul secondo palo, dove arriva, tanto per cambiare, Verschkaren che in allungo fa 1-0. Intanto la risposta e il gol del pareggio, bellissimo! Il primo tempo finisce così e quindi in modo normale, almeno per quanto riguarda le reti, però già la gara aveva dato la sensazione di essere comunque fuori controllo, nel senso che c'era un tiro al minuto, occasioni incredibili. Punteggio di 1-1 che resiste fino a 22 minuti dal 90esimo. E poi il suggerimento per Verschkaren, che finta il cross, sarebbe stato banale per lui. Lokonga, buon lavoro, finisce giù, calcio di rigore! Calcio di rigore per l'Anderlecht al minuto 67, momento chiave della partita. Arriva il fischio, la rincorsa, il destro! Si allunga Kaminski, ma non ci arriva, è 2-1, torna avanti l'Anderlecht con il rigore chirurgico. Pensate che fino a quel momento Kemar Roof aveva trovato un solo gol in stagione. Poi ci prende gusto grazie a questo rigore e due minuti dopo ne segna un altro pazzesco. E quindi Vlatta a spingere in contropiede, siamo 3-2, la palla in qualche modo arriva a Ruffo che se la sposta sul sinistro e calcia! Ha fatto un gol pazzesco! Kemar Roof in due minuti! L'Anderlecht mette in cassaforte la partita con la doppietta del suo centravanti giamaicano, 3-1! È finita, voi direte, e me l'aspettavo anch'io, tant'è vero che in telecronaca dissi mettono in cassaforte la partita, ma così non fu, perché effettivamente all'ottantesimo eravamo ancora 3-1 per l'Anderlecht. Poi succede qualcosa, in modo un po' casuale, sugli sviluppi di un calcio d'angolo viene, dopo qualche minuto di VAR, assegnato un calcio di rigore per un giustissimo fallo di mano di Kobo. Dal dischetto si presenta Yaremchuk. Yaremchuk para Van Kombrugge, la palla è lì, 3-2. La mette dentro il numero 7 che trova il gol, che riapre qualsiasi tipo di discorso. E ora prepariamoci ad un finale potenzialmente spettacolare e drammatico all'Otto Park. Centralmente Bezus, è solissimo, poi a destra viene servito. Centrale Yaremchuk, in area anche De Poitre. La palla è per il 7, che poi saggiamente apre. Castromontes al cross, teso, messo fuori ancora. Ma è sempre lì il Ghent, un assedio, 1.5. Apertura per Dompé, posizione regolare di partenza. E altro cross sul secondo palo, colpo di testa! 3-3! Il pareggio del Ghent all'ultimo di recupero! Finisce così, tra i fischi dell'Otto Park, una gara drammatica. Rimaniamo in Belgio, è una notte di inizio dicembre e si incrociano due squadre messe malino, onestamente. Da una parte i campioni in carica del Genk, che però hanno appena cambiato allenatore, e il Sint-Truiden, che come i padroni di casa aveva appena cambiato allenatore, praticamente da 4 giorni. Si comincia con la voglia di entrambe di ripartire e l'illusione che abbiamo nei primi minuti è di un Genk che possa un attimino rialzarsi dal periodo di difficoltà, tant'è vero che trova anche il gol del vantaggio. Grande palla dito nello spazio a favorire il cross che arriva verso Agi che la mastica e poi c'è Samatta che ha il telecomando e con la testa mette in porta il gol dell'1-0. Passa il Genk ed esplode la Luminous Arena. Come detto però questa è soltanto un'illusione, perché infatti il Sint-Truiden pareggia subito e poi addirittura già nel primo tempo ribalta la situazione. Zona Botaca,
alza la testa e va la traversone verso Suzuki, che anticipa Kuke e mette in porta il gol del sorpasso. All'intervallo la situazione in casa Genk è complicata, senza se né ma la partita va ribaltata nuovamente, bisogna riaggrapparsi alla Sintruden, rimontare noi come siamo stati rimontati. E allora si riparte. Uno contro uno con Botaka, cross basso verso Samatta che controlla, vuole girarsi, poi fa la sponda dove arriva Berge, col piazzato che esce di centimetri. Parte Agi col mancino verso Nuaciu, palla che rimane clamorosamente lì. Insomma, il Sintruden adesso è fortunato, lo sa perché sapeva di dover soffrire, però nel finale avrebbe anche la chance per chiudere definitivamente la partita, in pieno recupero col suo capitano, e guardate che succede. C'è Akolazze, anzi Boli, che spinge, altro due contro uno, match point, Akolazze, Kuke, e poi a porta vuota, clamoroso, non ci credo. Allora, io in quel momento in cabina di commento ero più o meno così, da una parte perché dicevo, ok, come hai fatto a sbagliare questo gol? E poi anche perché ero disperato, già cominciavo ad aver fatica per quanto riguarda le corde vocali. E inoltre non era ancora finita la partita, ci poteva essere, io in parte lo speravo anche perché amo queste situazioni, un altro gol, era tutto aperto, il Genk ci crede, e ci crede fino all'ultimo secondo. E c'è ancora il numero 11 Boli che non resiste a Lukumi, lancia ancora verso Ito, palla buona per Ito, controllo a seguire, sinistro sul fondo a 30 secondi dal fischio finale. Van Rischke si mette il fischietto in bocca, fischia una, fischia due, fischia tre volte, impresa del Sintruden. Brutto, eh? Brutto così perché comunque l'urlo strozzato in gola ormai ce l'hai e pensi, se mi devo sacrificare lo faccio almeno per il 2-2. Invece la palla non entrò, finì così 1-2 con una clamorosa sconfitta in casa del Genk e una clamorosa impresa della squadra di Ajen, appena arrivato grazie al gol poi decisivo da parte di Suzuki. Che poi stavo pensando, io ho commentato 4 volte il Genk a Sport Italia e non gli ho portato tanto bene, perché ha perso tutte e quattro. A questo punto, io le ho raggruppate, la classifica adesso fatela voi qui sotto nei commenti. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, cosa molto importante, di iscrivervi al canale se siete nuovi, di abbonarvi. Di abbonarvi che è importantissimo, perché c'è proprio la possibilità qui sotto, con funzioni chiaramente speciali, divertenti, innovative, ad esempio una diretta settimanale su Instagram con me, o se siete appassionati della carriera, la meravigliosa possibilità di godervi gli episodi integrali per l'anno prossimo quando tornerà la carriera classica. Per quest'anno invece che vi sto raccontando la carriera, se vi abbonate potete godervi quelle partite che io vi racconto, giocate e commentate live da me, come fosse un episodio vecchio stile. Detto questo, spero di avervi convinto, non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, never give up e bella regà!